Amici del Portale del Verde, oggi andiamo a dare seguito a un video che abbiamo girato più o meno 40 giorni fa, dove siamo andati a mettere in questi vasetti di riciclo che abbiamo in casa, delle piccole taleidi, in questo caso di Mostera piuttosto che Pothos. Questo è un sistema molto valido per poter propagare piante d'appartamento e non solo, per fare un esempio su tutti, l'oleandro è facile propagarlo attraverso appunto l'acqua piuttosto che la terra. Allora, abbiamo due possibilità a questo punto: o lo lasciamo per tutta la vita, questa pianta la lasciamo nell'acqua, e lì ci sono solo alcuni accorgimenti che noi dobbiamo tenere ben presente per dare lunga vita a questa pianta, oppure dall'altra parte andare a trasferire questa giovane ormai pianta, perché non è più una talea, comincia a diventare una piccola pianta, in un vaso di terra, e da lì poi decidere anche cosa farla, perché se è una pianta appunto d'esterno potremmo andare a metterla anche a dimora. Oggi è un giorno molto importante per questa pianta, un giorno delicato, perché è qui che la maggior parte delle talee che godono di ottima salute, ahimè, muoiono. Perché è un'operazione così complicata? State con me che insieme andremo a vedere perché è così complicata e come fare per far sì che questa giovane talea diventi finalmente una pianta in terra. Allora, innanzitutto partiamo col vedere perché è così delicata questa operazione. Allora, è presto detto, come potete vedere questa talea che gode di ottima salute, pensate che queste sono tutte crescite nuove, perché il rametto era molto più corto, perciò guardate quante foglie ha messo, ma anche questo giovane Pothos, vedete che questa è proprio fresca fresca di questi giorni, guardate che belle foglioline che ha. Quindi loro stanno assolutamente bene, tutte e due, queste due talee godono di ottima salute. La loro condizione qual è? Tutto il giorno sono immerse nell'acqua e quindi hanno a disposizione una grande quantità di acqua, cosa che non avranno nel momento in cui noi andiamo a metterle in terra. Quindi il consiglio che si dà innanzitutto è quello di far sì che questo trauma sia il più leggero possibile. Andremo perciò a controllare periodicamente la terra dove noi andremo a rivasare, e dobbiamo controllare che sia sempre ben umida. Attenzione, umida, non fradicia, perché abbiamo bisogno di una terra ben umida ma non inzuppata, perché deve cominciare a abituarsi anche proprio alla terra. Dall'altra parte deve poter avere a disposizione sempre una gran quantità di umidità che va ad assorbire attraverso le nuove radici. Ecco, parliamo delle radici, che è l'altro problema che noi abbiamo nel momento in cui andiamo a fare questo rinvaso. Sono delle tenerissime radici, non sono radici ancora ben sviluppate, proprio perché essendo nell'acqua sono più fragili. Perciò dovremmo stare molto attenti, primo, a non andare a toccarle con le mani, perciò faremo di tutto per evitare di toccarle, e soprattutto andremo a fargli trovare un substrato molto molto morbido, come può essere in questo caso dell'ottimo humus che possiamo fare anche noi con la nostra compostiera, perciò dell'humus, ma soprattutto andremo a fargli trovare uno scavetto dove noi andremo ad adagiare le radici, e poi, stando ben attenti, andremo a ricoprirle, non andremo a pressare. Insomma, sono tutti accorgimenti volti a far sì che le nostre piccole radichette non subiscano dei traumi. Quindi le cose, ripeto, sono due: umidità, da continuare l'apporto di umidità che nei primi almeno 20 giorni, un mese, dobbiamo sempre controllare, e secondo, non andiamo a esercitare alcuna pressione sulle radici, stiamo ben attenti a non rovinarle con le nostre mani o con degli attrezzi. Ecco, se stiamo attenti a queste due cose, l'operazione sicuramente ha molte più possibilità di andare in porto. Non ho detto che andrà sicuramente in porto, ma molte possibilità in più. Quindi adesso procediamo al rinvaso. Andremo a prendere un vaso di terra e andremo ad adagiare le nostre giovani talee. Ecco, una cosa da fare, altra cosa da fare che mi sono dimenticato è questa: prendiamo, come se fate come il sottoscritto che ne ha più di qualcuno, io ne ho una decina in questo momento di vasi in questa situazione. Cosa ho fatto? Ho preso dei vasi dove vedo le radici già ben sviluppate, vado a fare una selezione. In questo momento dovrò decidere se fra questo o questo qual è quello che è più pronto al rinvaso. Lo osservo bene, cerco di vedere la lunghezza soprattutto delle radici, e grazie al vetro trasparente si riesce a vedere, e vedo che questo che ho in mano, questo qui nella mia mano destra, è nettamente più sviluppato rispetto a questo. Quindi questo gli do
ancora un poco di tempo e oggi procederò con questo che invece lo vedo già ben sviluppato. Allora, facciamo questa operazione, come abbiamo detto, molto molto delicatamente. Guardate che meraviglia. Queste sono tutte le radici che ci sono. Allora, andiamo a prendere la nostra monstera. Questa è una monstera Monkey Mask, si chiama così. Andiamo a togliere questa foglia che, come vediamo, è malata, comunque è già ingiallita e andrebbe a morire. E adesso lasciamo qui un attimo la pianta e parliamo invece del substrato. Allora, prendiamo un vaso sufficientemente grosso, a secondo di quello che poi dobbiamo farne di questa pianta, perché bisogna vedere anche dove andrà collocata. Diciamo che in questo momento abbiamo qui un vaso 15-18, ecco, questo è un vaso 18 ed è più che sufficiente per una monstera. Poi magari andremo, quando la pianta crescerà, andremo a fare un bel rinvaso cercando anche di cambiare il terriccio per dargli anche un apporto maggiore di macro e micro elementi. La cosa importante da fare è quella che ho fatto prima di girare il video, è quella di porre sul fondo almeno 3-4 cm di argilla espansa. Questa cosa serve? Serve per evitare il problema numero uno nelle piante, ma anche nelle talee. Le talee che muoiono, la maggior parte muoiono perché sbagliamo il posto dove metterle, oppure perché bagniamo troppo e sotto c'è un sottovaso e lì avviene quello che viene chiamato il marciume radicale, ristagno idrico, marciume radicale, morte della talea. Quindi mettiamo l'argilla espansa e poi andiamo a creare un primo strato. Guardate che bello che è, questo è l'humus che porto a casa dalla compostiera che ho fatto di mia madre. La porto a casa da lei perché il mio non è così bello, devo essere sincero. Lei, abbiamo azzeccato proprio la posizione a questa produzione super di quello che io ormai chiamo l'oro nero. Tra l'altro vi lascio in calce a questo video anche i video dove poter vedere come realizzare con poco e con pochissimo una compostiera per avere quello che io chiamo appunto l'oro nero, sempre disponibile senza andare a comprarlo, ma soprattutto abbiamo la possibilità di così liberarci dagli scarti del giardino in modo naturale ed avere questo sempre a portata di mano, che è preziosissimo perché per l'orto, per le piante, ne abbiamo sempre bisogno. Eccolo qua, abbiamo creato un primo strato. A questo punto andiamo a fare un incavo, basta farlo anche con la mano. Vedete, io utilizzo sempre la mano, se non volete utilizzare le mani si può utilizzare un cucchiaio da cucina. Con il cucchiaio da cucina possiamo fare una piccola, cerchiamo di fare proprio così, andiamo ad aprire un po' sui lati il nostro humus, proprio per creare come una piccola fossetta dove andremo ad adagiare all'interno il nostro potos. Facciamo questa operazione il più lentamente possibile. Ecco, cosa molto importante a questo punto sarebbe quella di avere un piccolo tutore, giusto per affrancare la pianta nella sua parte iniziale ed evitare che vada a sollecitare le radici. Possiamo perciò utilizzare un grande stecchino e lo lasciamo in una posizione appunto che dopo andremo ad affrancare la pianta in questo modo. Adesso andiamo a mettere dell'altro humus. Cerchiamo di dare alla pianta una posizione definitiva appunto per far sì che dopo la pianta non debba più muovere. Vedete, con questo semplice movimento sono riuscito ad incastrare la pianta in questo modo e adesso andrò dopo ad affrancarla con un pezzettino di questo tubicino, quello che si utilizza per intenderci per i pomodori. Ma guardate, nel momento in cui abbiamo fatto l'operazione giusta non serve neanche, perché per inerzia lei sta lì appoggiata, però la rende molto molto stabile. Questo è un altro accorgimento di quelli che se così teniamo in considerazione, la nostra pianta ce ne sarà sicuramente grata. Se rimane all'interno qualche lombrico, non preoccupatevi, non è assolutamente una cosa che va ad infiammare. Ecco, qui vedete, ecco, questo è un lombrico, vedete, ne stavo parlando, eccolo qua. Ok, magari non lasciamolo dentro nel vaso, lo prendiamo, lo rimettiamo nel compostaggio, visto che ci è tanto utile, ok? Ecco, a questo punto
La terra è quasi sufficiente. Cosa facciamo per evitare di vedere la montagnetta? Anziché andare a comprimere, picchiamo un pochino così. Guardate, guardate come si sistema. Vedete? Eccolo qua. Adesso un po' di compressione gliel'abbiamo data. Perfetto. Io dico che l'operazione a questo punto è finita. Andremo a bagnare. Nel momento in cui andiamo a bagnare, la terra si comprimerà ancora di più e quindi avremo spazio per mettere ancora dell'humus. L'importante è che ce ne sia sufficienza, ok? Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Eccolo qua. Questo è un... Facciamolo vedere, visto che tanti si domandano quali sono i nostri animali che ci aiutano. Eccolo qua, questo è un piccolo lombrico californiano, uno di quelli che ha generato parte dell'humus che vedete insieme alle cetonie. Sono dei grandissimi e incessanti lavoratori, non distruggeteli perché tanti hanno questo mare ribrezzo verso i lombrichi, li ammazzano. Questi fanno un grandissimo lavoro e sono amici delle piante e amici di tutti coloro che amano amano le piante, ovvero hanno la passione per il giardino. Eccolo qua, il lavoro è finito. Andremo appunto a tenere la terra bella umida, perciò andremo a bagnare. Adesso la cosa più importante da fare è la posizione. La posizione dove dovremo andare a mettere la nostra giovane talea, che sta per diventare una pianta, è una posizione di molta luce, moltissima luce, ma mai sole diretto. Questo è fondamentale. Teniamola ancora in una posizione riparata in casa se siamo logicamente in una stagione invernale, ma invece se siamo in una stagione come può essere questa, che è l'inizio dell'autunno, teniamola tranquillamente fuori in un posto riparato. La cosa più importante è tenerla riparata dai venti, dalle correnti di aria fredda. Assolutamente non tollera il freddo, ma soprattutto le correnti di aria fredda. Quindi mettiamola al riparo. E se abbiamo un angolo, io ho la mia classica scaletta dove c'è proprio questo angolo che va a riparare dalla luce diretta dal sole e va a riparare anche dalle correnti d'aria. Lasciamola così, teniamola sotto osservazione e ben bagnata, come abbiamo detto, ben umida la terra per 20-30 giorni. Dopodiché possiamo comportarci, perché lo vedremo che la pianta godrà di ottima salute, soprattutto comincerà a generare nuove foglie. Potremmo comportarci come una pianta che è cresciuta in terra. Io, come sempre, spero di esservi stato d'aiuto. Vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù se vi è piaciuto questo video e soprattutto di iscrivervi al mio canale. Fatemi sapere se anche voi avete creato delle nuove piante da interno con l'acqua, con le talee fatte nell'acqua, e fatemi sapere anche com'è andata. Ciao, alla prossima!